Diamo il benvenuto nella lista Azione Siamo Europei, a una parte di Più Europa significativa, diciamo capeggiata dal presidente Federico Pizzarotti, che sarà candidato di punta nel Nord-Est, e ne siamo contenti da un lato perché si rafforza la nostra proposta Siamo Europei Azione, dall'altro lato dispiaciuti perché non capiamo la scelta fatta da Riccardo Maggi e Benedetto Della Vedova. Pizzarotti, quali saranno le prime, diciamo, battaglie comunque? Scusi, Calenda, quanto sta diventando difficile costruire questo centro, prendendo atto che il campo largo ormai è finito? No, io penso che non sarà difficile affatto, penso che c'è un desiderio non di centro, di una politica che io definisco repubblicana, ispirata ai valori della Costituzione, che superi il bipolarismo tra destra e sinistra, in nome della qualità dei candidati e delle proposte. Questo è quello che noi siamo impegnati a fare, Azione è nata per questo, lo faremo con i nostri partner, oggi lo facciamo anche con una parte di Più Europa che ha deciso di venire con noi. Ecco, le europee sono un test molto importante perché si corre da soli, di base, quindi avrà anche una risposta fondamentale per capire a che punto è il progetto e soprattutto per capire se può essere Azione il capotreno, diciamo, la capolista di questo. È esattamente come dice lei, bisogna affrontarlo con coraggio, a viso aperto. Noi faremo la miglior lista mai fatta alle europee in termini di qualità dei candidati, faremo delle proposte molto concrete, persone per bene che fanno politica per bene e poi decideranno gli elettori. Ieri è stato presentato e approvato il documento di economia e finanza senza punti programmatici, che ne pensa? Penso che siamo su un terreno di scorrettezza istituzionale, perché non è che quando ci sono le elezioni, in Italia le elezioni ci sono continuamente, non si mettono i numeri. La verità è che mancano 15 miliardi, forse 20, che il governo non vuole annunciare il fatto che mancano 15, forse 20 miliardi. Che ha fatto un taglio di tasse una tantum, che adesso deve confermare, se no le tasse si rialzano, e che contemporaneamente non ha soldi da investire, come dicevo prima, sulla sanità, che è letteralmente a pezzi. Situazione in cui si è messo il governo di grande difficoltà. Presentare un DEF senza numeri reali, perché ci sono elezioni europee, non è un modo serio di gestire un paese. Renzi e Calenda continuano a non essere uniti, Bonino non c'è più, Pizzarotti va con Calenda. Secondo me glielo potete spiegare molto facilmente. Noi abbiamo fatto una scelta per cui abbiamo dei partner che vanno tutti nello stesso gruppo politico europeo, che hanno tutti la stessa idea sull'Ucraina, che vogliono continuare a lavorare insieme dopo le europee, che stanno molto attenti a mettere persone per bene nelle liste. Se la stessa cosa potete dirla dell'altra parte, bene, se no no. Il punto della politica è sempre darsi il limite. Qual è il limite vuoi rompere? Io lo capisco che i voti di Cuffaro in Sicilia fanno gola. Che cosa pensa? Che non farebbero gola anche a me? Ma uno si dà un limite e dice che uno che è andato in galera 7 anni per favoreggiamento dei mafiosi, in cui santini elettorali erano il covo del Provenzano che è stato ammazzato Falcone e Borsellino, io non faccio alleanze con sta gente, punto, fine. Qual è il limite che ci diamo? Io penso che un liberale non si fa pagare da Bin Salman, cioè da un dittatore che dice che chi è gay è soggetto alla pena di morte, c'è il velo, punto. Qual è il limite che ci diamo? Io mi sono dato questo limite. Con Renzi abbiamo fatto un percorso, questo percorso non ha funzionato proprio per questa ragione, cioè che Matteo Renzi non ha limiti. E il fatto di non avere limiti rende purtroppo le cose che dice, che spesso sono brillanti e intelligenti, del tutto incoerenti con i suoi comportamenti.